Ciao a tutti, dalla vostra Nika. Ciao. Tutorial. Allora, prima di tutto i saluti, perché almeno non ci penso più e non riesco di dimenticarmi. Allora, devo salutare Carly Nails, un bacio Carly. Poi Bijou Makeup 34, un bacio. E poi, questo ci tengo tantissimo, saluto Albertina, un bacione gigante. Allora, poi, questo tutorial mi è stato richiesto da Miss Julie 245, che ha visto la mia ruotina 10 e ha voluto che facessi questa freccia bianca col gattino nero e le zampettine. Allora andiamo ad accontentarla. Abbiamo già steso la nostra base protettiva per le unghie e quello che serve è pochissima roba: il bianco e il nero, il dotter per fare le zampine, pennellino punta fine, vassoietto. Allora, cosa ho fatto? Sul pollice, appunto, French bianca col gattino, come nella prova, e le zampettine che vanno sopra di lui. Nelle altre, per richiamare, ho fatto solo le zampettine, e in questa la faremo uguale al pollice, il gattino con le zampettine. Adesso andiamo a fare anche la French, così mi era stato richiesto, però purtroppo non so il tuo nome, non me lo ricordo, anche di come faccio io la French. Adesso la faccio vedere appunto in questo video, bene, speriamo che lo guardi, perché purtroppo non mi ricordo. Siete in tantini adesso, ogni tanto questa Nika si dimentica. Se no le segno subito. È l'età ragazzi, perdonate. A parte che te di memoria zero proprio. Ok. Proprio? Anche quando sarei stata bambina. Sei più smemorata di tutti qua. Allora, sgoccioliamo il bianco. Cambiamo discorso, ragazze. Aiutatemi. Allora, andiamo a fare la French. Io la delineo prima un pochino, così col pennellino fine. E poi la facciamo un pochino in su qua, facciamo sempre col pennellino, perché se andiamo con quello dello smalto sporchiamo tutta la pelle, però poi qua la riempiamo con quello dello smalto, se no non finiamo più. Ecco, alziamo un pochino l'angolo in modo che esca un po' sorridente, però non è, i miei French sono ancora un po' da testare. Ok, adesso prendiamo lo smalto bianco, siccome non le faccio sempre e la riempiamo. Scusate, mi alzo un pochino perché se non vado vicino poi... Ecco, e adesso togliamo qua la pelle. Ok, e questo è il primo passaggio, appunto, la French bianca. Io continuo a spostarmi, sì amore, mio marito mi segue da tutte le parti. Ok, adesso sgoccioliamo il nero. Ecco. Adesso ci serve quello, pennellino. Andiamo a disegnare il nostro ritieniti gattino. Ritieniti fortunata, che è che ti fai video. Penso che i ragazzi che devono farci da soli. Scusate. Ma infatti io non mi lamento mica, è guai. Allora, qua facciamo un pochino. Scusate così. Per i rumori di sottosfondo della sparatoria. Non so se si sente. Non credo fino a qua, dai, io forse stasera un po' più basso il volume. E meno male. Passiamo proprio sulla French anche bianca e facciamo la parte del micino seduto, del sederone, e poi coloriamo. E poi saliamo un pochino. E qua cerchiamo di salire un po' più, e mi sa che questo non sta uscendo molto bene. Arrotondiamo un po' la testolina così, e adesso andiamo a fare
le orecchiette a punta, chiudiamo e facciamo ancora le puntine. Poi coloriamo tutto, perché comunque il gattino è girato di spalle. Ma non mi hai fatto Topolino? Mickey Mouse? No, ho fatto l'Hello Kitty, ma un Topolino... Minnie invece. Che Paperino. Minnie, Topolina. Paperina. Buongiorno. Buongiorno. Anche fare le principesse sarebbe bello. Sto giocando al direttore. Sì. Dopo? E poi facciamo alzare la codina. Così la arricciamo un pochino, ecco, in questo modo. Stava bene sul giallo, però fissa tutta con questo giallo. Non si vede neanche. Vabbè. Allora, poi prendiamo micino, così è finito, vedete? Non ho fatto nient'altro, girato con la sua codina nera, e adesso facciamo le sue zampettine. Fissate col giallo, sì. Sì, l'abbiamo mettiamo capito tutti. Una qua col pallino grosso del dot. Aspetta che sgoccioliamo con un po' di nero qua, perché si asciuga. Allora, pallino grosso, pallino grosso e pallino grosso. Riprendiamoli un pochino, così sono belli intensi. Poi giriamo il dot e prendiamo la punta, quella più piccolina, e andiamo a fare i tre pallini della zampina, quelli piccolini, così e così. E questa è la nail art finita. Adesso non ci passo il top coat, perché sennò portiamo via tutto. E spero che a Miss Julie sia piaciuta. Alla prossima nail art. Ciao dalla ciao. Vostra Nika. Ciao. 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 Mettete un bel like.